ragazzi, purtroppo voi non lo vedete, ma qua alla mia sinistra c'è il lago di Iseo. C'ero già stato, raga, sulla passerella di Cristo, si doveva chiamare, non so un cazzo, non me lo ricordo. Quindi voi potete chiedere, Andrea, ma cosa sei venuto a fare qua? Cioè, hai preso una casa in affitto a Trento e vieni qua? Perché ho una garetta domenica, una tappa di Coppa Italia. Purtroppo non l'ho seguita, raga, lo sapete benissimo, per la maturità. Dai, almeno andiamo a fare qualcosina, vediamo un po' cosa riesco a fare. Tanto per vedere un attimino se è cambiato qualcosa nell'organizzazione della gara, perché raga, c'è della categoria open maschile, cioè che cazzo vado a fare? So che c'è una luce un po' strana, però è sera, raga, comunque siamo arrivati, tutto a posto. Siamo arrivati praticamente, raga, in ospizio, cioè praticamente tutti gli hotel qua a Borno erano stati prenotati. L'unico era questo, una stella, 80 euro a notte. Ed è un ospizio, raga, cioè età media 60 anni. Oggi è venerdì, sono le 9, non abbiamo fatto colazione. Ora andiamo a cercare un bar e andiamo in area paddock a montare il paddock. Ed eccoci qui, raga, in quel di Borno. L'organizzazione, raga, cioè, ci hanno puntato veramente tanto, è bellissimo. Tutta l'area, diciamo, bar, una sorta di tipo di sala briefing, è bellissimo. Guardate che roba. Cioè, tipo una vista a 360 gradi. E laggiù ci sono i ghiacciai, ci sono. Allora, raga, questo qui è un trasferimento. E praticamente ho sentito che, cioè, ci sono tipo 6 minuti di trasferimento e 2 minuti e mezzo dura la pista della gara. Quindi, insomma, primo giro, cerca di prendere confidenza con la bici, cerca anche di capire un po' il terreno, se tiene o non tiene. Non ho proprio visto quello lì, Aspetta, occhio, coach. Mi tirate in faccia il deserto del Sahara. Oh, raga, non è come se mi si fosse bloccato le pedivelle. Ma no, comunque, raga, cioè, non essendo abituato ad andare così tanto in bici, che lunedì, martedì, mercoledì avevamo l'allenamento, cazzo, raga, c'è un dolore alle mani non da poco. Però come dice il buon Showtime GP, no excuse. E come dice il buon Ussi, Dio. Oh, porca troia. Ok, quindi questo è il tracciato della gara, raga. Il terriccio nuovo. Qui alto, alto. Ok, capiamo le linee, raga, capiamo la terra, vediamo un po'. Qui alto, sì. A sinistra è meglio. Lì, dall'altra parte. Alto, che cazzo è? Oh, no, salto. Salto. Okay, c'è la terra nuova. C'hanno molto, cioè c'hanno, vedete, guardate qua che anticipo si può fare su queste curvette. Ora come partita è un po' stata male, però c'è l'anticipo, guardate qua, vedete, sì. Molla. Mascherina trasparente, dopo
video. Devi seguire me, che mi chiamo Samu222-DH. Sì, ma dove ti devono seguire? Ah, su Instagram. Ecco. Qua devo continuare a tenerla a sinistra. Ok. Magari, cioè, o la butto giù tanto di fisico. Minchia, raga, parte tantissimo. No, cioè, sto qui. Perché non c'è un fotografo che non mi ha ripreso? Raga, sono venuto qua, non vedevo una sega. Devo mettermi per forza quella trasparente. Boh, raga, io spero che la GoPro se ne sa bene. Non posso fermarmi a vedere la GoPro. Porco due, no, non ci vedo un cazzo. Ok, poi qua c'è il wall read. Allora, sto un po' provando a giocare anche col precarico della molla, perché la sento che si appoggia molto, quindi ora la proviamo. Ok, ora focus e si va. Viene, perché c'è, se guarda qua, sono fermo. Non mi frena. Raga, qui devi tirare la staccatona della vita. Sarei anche quasi tentato di andare su e riprovarla, ma non ne vale la pena. E vabbè, qui queste curve qui proprio non le so fare. Sì,
Sì, sì. Raga, altro che stanchezza che sento. Grande cavalli! Raga, registro qui in macchina perché ero lì intorno alla bici, mi sono scordato di fare anche due riprese al paddock, domani ve le farò. Ma allora raga, un po' di sensazioni l'avete visto, ci sono dei punti del sentiero in cui sono fermo, mentre poi quando c'è da aprire il gas, vabbè, si apre lì, non fra virgolette non ho problemi. Però anche lì, quando magari sono in quei punti dove posso andare forte e comunque sia, pare del mio personale, sbaglierò, amen, vado forte, nel mio livello raga ci mancherebbe altro, ho la sensazione che sto andando piano, cioè veramente sono io che dico cazzo, ma posso andare più forte, posso veramente andare a fare sparare una cazzata il doppio. Poi avete visto, ci sono delle curvette raga in cui io cioè praticamente sono fermo, cioè io esco e sono fermo, quindi cioè, c'è da imparare a fare le curve raga, porca di quella troietta, devo imparare a fare ste cazzo di curve. Sicuramente raga, cioè in questo weekend cosa volevo, cioè è impossibile imparare a fare le curve, però cercherò sempre di migliorare, tanto da fare una garetta decente, non da arrivare veramente ultimo. Anche se, insomma, siamo lì e lì, raga. La bici, come avete visto nei scorsi video, cioè mi sta dando non pochi problemi, ma questo, raga, anche perché è stata ferma da tanto, comunque sì, i componenti sono stati usati, e quindi è normale che mi va un po' a creare dei problemi. Ora, cosa mi succede? I copertori. Non li volevo cambiare, anche perché in questa gara non è che ci punto così tanto, raga. E vabbè, li cambio nella prossima, che è un italiano secco. Invece no, raga, sicuramente devo cambiarli già ora, perché hanno un anno e mezzo tutte e due, e la mescola dopo un po' si deteriora, diciamo così, non ha più il grip di una volta, ecco, per farvi spiegare proprio molto soft e fast. E quindi raga, sì, ora devo cambiare anche i copertoni, però ora guardo, cioè secondo me li lascio lì e poi li cambierò, li metterò nuovi nella prossima gara. E niente raga, io vado a mangiare, ci vediamo domani che ci sono le qualifiche. Spurgo e ci cambiamo anche i copertoni. Sì, ma non ci facciamo mancare niente. Ok raga, esco. Allora, a sentire del coach devo già dare 80. Esco. Raga, faccio veramente cagare qua. Porca troia. Oddio, il copertone dietro che tiene. Oddio, che bello. No, no.
Eccomi qui, raga, prequalifica. Niente, raga, ho montato i copertoni nuovi, sembra un'altra bicicletta, sono fermo. Cioè, mi sento veramente che sono fermo, raga. Anche quando sento comunque sia che sto andando forte nei punti dove posso andare forte, dove sentirlo permette, sento che posso andare ancora più forte. È un bene, ma un male allo stesso tempo, diciamo, perché poi dopo ti demoralizzi che dici, cazzo, sto andando piano. Avete visto, raga, io nelle curvette strette, porca di quella troia, quanto vado piano, raga, mamma mia, che schifo che faccio, faccio proprio schifo. Non è il mio sentiero. Niente, raga, ora ci sono le qualifiche, purtroppo non posso farvele vedere, ma... Boh. Boh. Qualifica fatta, facciamo un po' l'intervista agli atleti. Allora, innanzitutto, how was the track today? Yes. The feeling? The feeling was good. The grip on the trail, on the... Very shit. But, okay, I don't like the track. Raga, io sono fermo, cazzo, dopo vi racconto. E invece a lei, com'è andata? Dai, tutto bene. Percorso di merda, ma... No, no. Ma invece, raga, come vi dicevo, cioè, mi sento che sono fermo. Ho fatto molti errori, devo imparare a fare le curve, raga. E ora ovviamente noi non è che andiamo a fare il track walk prima della gara, quindi vediamo le linee. No, andiamo dopo la qualifica a fare il track walk. E quindi andiamo a vedere un po' il sentiero a piedi. No? Yes. Niente, raga, io in questo video pianifico le cose, ma non riesco a farle. Siamo andati a fare il track walk con l'allenatore della nazionale e tutti gli atleti, praticamente quasi tutti. Insomma, raga, è stato veramente interessante ascoltare tutto e quindi non ho registrato. È stato anche molto, molto istruttivo. Mi sono veramente bello come cosa, veramente, veramente bello. Niente, raga, ci vediamo domani. Vediamo un po' se nelle prove riesco un po' a far bene le curve. Non posso fare miracoli, però, cazzo. Vabbè. Come va, va? Se la vi. Buona, raga. È il giorno della gara, raga. La mattina andiamo a fare le prove. Sono stanco. E ho rotto le scarpe. Dovevo avere quelle nuove, fra virgolette nuove, le Leat che ho sempre usato, ma la suola era nuova rispetto a queste dei 510 che ho in piedi. E le ho rotte. Buongiorno, si vede al mattino. E niente, raga, ogni giorno che passa sono sempre più cotto. C'ho sonno, però andiamo a girare. Com'è andata la manche di gara? Beh, sono caduto nella curva in cui sono andato lungo tutto il weekend. Sono andato fuori dal sentiero, sia io che la bicicletta. Quindi il tempo di tirarmi su, tirare su la bici e ricadere provando a rimontare sulla bici, e poi sono ripartito perdendo non so quanti secondi, ma nonostante ciò ho fatto un buon tempo, si può dire un tempo di 3:36, e rimarrò sempre col dubbio, ma se non fossi caduto che tempo avrei fatto? Il mio obiettivo era stare sotto il 3:20, ci sarei riuscito? Non lo so. Non è filato tutto liscio questo weekend, perché come avete visto ho rotto le scarpe eccetera, ma soprattutto durante il giorno della gara, durante le prove, nel trasferimento, ho preso questo filo di ferro che mi ha bucato il copertone, ma per fortuna il tubeless ha agito e ho potuto continuare la giornata. Però quando si è nella partenza si pensa solo a dare il massimo, l'ho dato, era veramente gasato. Ma purtroppo sono caduto e niente, raga, ci faremo alla prossima e ora imparerò a fare le curve. Ci vediamo a Sestriere.